bar. Diamo il benvenuto al comandante Luigi Longhitano, comune di Fenestrelle, Torino. Buonasera comandante, ben arrivato su Millennium. Buonasera, grazie a voi. Ecco, allora, abbiamo introdotto naturalmente l'iniziativa. Parliamo di Infinity Car, il partner che ha portato avanti e porta avanti in tutta Italia, in diversi comuni, Ripuliamo la città. E questo progetto molto concreto in cui i cittadini poi sono i veri protagonisti e serve per ripulire le strade, i quartieri della propria città, del proprio comune, il proprio territorio, dai veicoli abbandonati, quelli magari sottoposti a fermo amministrativo, sia per una questione di pulizia, decoro urbano, mettiamola così, ma anche per una questione di sicurezza. Ecco che il comune di Fenestrelle ha concretizzato ormai l'iniziativa Ripuliamo la città, ha aderito, e quindi chiedo a lei, Luigi Longhitano, comandante, cosi sono i risultati concretamente che avete raggiunto, come avete aiutato i cittadini, da quanto tempo avete aderito a Ripuliamo la città? Noi abbiamo aderito già da 3 anni con ottimi risultati. Abbiamo demolito una trentina di auto, a parte la pulizia appunto sul territorio, che in mezzo anche come servizio al cittadino, che non ha più problemi nell'avere questa auto che non sa cosa fare, quindi con la burocrazia italiana, insomma, che è abbastanza forte. Certo. Certo. E quali sono i giovamenti, velocemente, no, che avete ottenuto? Perché naturalmente in maniera molto concreta, oltre ai numeri, da quando Ripuliamo la città è entrata anche nel vostro comune come iniziativa, c'è stato anche un risparmio di tempo, di soldi, di denaro per le casse pubbliche? Ma soprattutto di tempo, perché Infinity Car si occupa anche della burocrazia. Noi facciamo la dichiarazione di questa macchina da prelevare, loro vengono, prelevano, effettuano la documentazione, ci inviano l'atto di demolizione, per cui non dobbiamo fare niente. Per i cittadini ancora meglio, perché ha un servizio gratis per quanto riguarda lui. E poi perché noi come cittadina abbiamo la pulizia delle strade piuttosto che delle campagne o delle borgate dove molte volte troviamo queste auto. Certo, tra l'altro ha detto bene comandante, l'iter burocratico, che di solito è abbastanza lungo, complesso, è stato molto snellito, è tutto più veloce. Quindi il cittadino, laddove dovesse notare una situazione critica piuttosto che un'auto in stato di abbandono, una situazione poco decorosa, diventa protagonista lui stesso in prima persona, compilando un semplicissimo e velocissimo modulo online, può attivare tutto l'iter. Esatto, lui attiva l'iter e noi proseguiamo con la prima parte, quindi l'accertamento se effettivamente è un'auto da demolire o meno, se ha un fermo amministrativo, ad esempio, se oggettivamente è una macchina che non può avere riscontri economici, ne facciamo una richiesta di demolizione, e Infinity Car con tutta la sua organizzazione viene, preleva, demolisce e ci manda i risultati della documentazione. Ecco, cittadini non solo naturalmente di Fenestrelle, ma cittadini in generale del vostro territorio, del vostro comune, se nella vostra città, nel vostro paese, trovate situazioni così instabili oppure dove bisogna intervenire, chiamate Infinity Car 02 48 40 100, anzi 12 56, oppure andate sul sito di Infinity Car, compilate anche voi il modulo, fate il primo passo, diventate i protagonisti e avviate l'iter burocratico insieme all'iniziativa Ripuliamo la città. Ringraziamo ancora il comandante Luigi Longhitano, comune di Fenestrelle, Torino, naturalmente, per questa chiacchierata insieme su Millennium. Grazie e buonasera a voi. Radio Millennium. Resta in testa.